Non riesco a trovarlo. Ho già fatto due volte il giro di tutti i canali. Continua. Sei troppo lento, lascia a me il volante. Ma è troppo veloce. Come fai a capire che cosa vedi? Lo capisco, e come? No! L'hai appena passato. Dietro, dietro, dietro. Troppo tardi, sono già a 40. Rifaccio il giro, si fa prima. Ma però sono pericoloso, ci siamo. Chat che te la leggo. Colui che egli arriva in un carro dorato. Tempeste e tuoni prediranno il suo arrivo. Ma ecco la luce. Una brezza benevola si cala su un'infame mortalità. Non siamo degni. Ma ricordate che la pioggia di benevolenza di egli, colui che cade sui giusti e sugli afflitti allo stesso modo. Perché non c'è fine a quello che può. Grazie Maurizio. Che poi non è brevettato esattamente il game design. Sta muerto. È frate, è propoli, Sì, la roba più è morto. È la roba più pesa perché è arsenico. Però ti fa bene, frate. Dai, che buono, un po' di propoli. Range, no? Però con l'ugo la ce la fate. Ok. No, io sono Nanni Twitch, che cazzo ho fatto? No, ho fatto un Nanni Twitch. Non ti preoccupare, ti posso salvare dopo. Dopo Dario mi chiedo se avete anche un caffè. Sì. Caffè Santa Cruz. Caffè Santa Cruz. Per tanto tempo questo su internet l'hanno chiamato Latiken, perché sembra Blaziken e Latias. Ne girava uno di questo Pokémon qui, un artwork di lui che volava, nella stessa cosa più o meno di quello Pokemon. Quello ho visto. È lo stesso, però ovviamente non era liccato questo qui. Quindi, e questo qui si chiamava El Hook, se non sbaglio. È vero, sembra un po' Donatella Versace. Credo sia ispirato a Donatella Versace. Sopra e respira, poi vai. Come, ma con la bocca o col naso? Con tutte e due, vai. Ho paura, brucia. È normale. Sì, è quella là. No, non c'è bisogno, non è un face pack, Maurizio. Sono abituato a tenere per i capelli, perdonami. Vai. Stiamo curando Dario. Mi bruciano le froge. Le froge. Curata, ci sono un sacco di ragazzi. Scherzo. No, sì, no. Ti ascoltiamo. Scusa. No, che sono seria, veramente. Stiamo ascoltando. Un saluto grandissimo, anzi in chat tanti cuori per favore ragazzi. Dici. Posso chiederti come ti chiami? Nome basta, non voglio Giada. Dici Giada. No, vabbè, appunto ci tenevo a fare questa cosa perché sono un sacco di ragazzi nel reparto che seguono e niente, ci tengo a portare anche i loro saluti. E... A quelli ci state seguendo dal reparto proprio? Io adesso no. Per fortuna. No, dico loro, ok, hai ragione, scusami. Sì. Per forza! Grazie. Scusami, Giada, scusa che qui è così. No. Grazie mille a tutti voi. Non so se stai seguendo, se stanno mandando mille cuori dalla chat, oltre che alle risate. Grazie per forza. A voi per anche la maratona, perché è tanto. Una volta, una prima, che era stato male, avevo leggermente esagerato con l'alcol, ero in bagno a vomitare, Andrea mi ha detto, o ti sposti o ti faccio la pipì addosso. Ho pisciato nella bambina. Grazie a Dio non è andato avanti quella cosa. Dario mi fa la pipì addosso quando facciamo la doccia insieme. Ma non è successo una volta. Marca il territorio. Più volte è successo. Ma una volta. Più volte, non è vero che è successo una volta sola. È un segno di intimità. Pronto? Dimmi. No. Ma Suino! Suino! Madonna! Per favore. Pronto? Ciao ragazzi, sono Nick Radogna e mi piace la figa. Dai, Topla, non sono divertente. Pronto? Scherzi. Sì, veramente, vaffanculo. Pronto? Sto morendo. Pronto? Dio Bonino, sei te? Questo. Sto bene. Forse hanno messo un evento nuovo. Forse. Sfondi di merda.
Vaffanculo, Seth. Vai a cacare, Seth. Vediamo un po' se c'è. Madonna, vai, ti blocco su Telegram, porca madonna. Allora. Cioè, non c'è uno, non c'ha nemmeno una ex, niente. Testa di cazzo. Ah, mi è arrivato il messaggio. Ma scritto gay, ma scritto gay. E mi è arrivata la notifica. L'evento qual è? Che non lo so. Allora, blocca. Attenzione, questo è interessante di sicuro. Pronto? Sì, sono pronto. Di Kerz, che pin. Sono io, dimmi. Certo, ci mancherebbe altro. Veloce. Sì. Sono sulla pagina di Golden Globe del 2010. Un'informazione su questo film. Miglior sceneggiatura, vedo che c'è District 9. La sta buildando. C'è scritto Magretto in cura. Sì, sì, io avrei. Sì. No, io guarda. Io avrei premiato Magretto in cula. Anch'io. Siamo d'accordo con questo. Ti ringrazio mille. Si sente basso? Strano, però. Ciao, grazie. Ci mancherebbe altro. Dicono sia romana, ma io ho visto che la romana fosse super fina. Vabbè. Anch'io pensavo. Ma la romana non è la pinza. Cosa stai facendo? No, quella, la pinza è proprio cosa un'altra cosa. Da quello che io pensavo quella intendesse. No, non importa, non importa. Facciamo entrambe. Occhio. Non è vero, manco per il cazzo. Oh, doppio Perry! Doppio Perry! Grande! Aspetta, anch'io, vai. Non sgravate, che ci siete quasi. Guarda che danno. Oh, salvami, bro! No, salvami, bro! No, no, ti succio le palle! Sei, doppio Perry! Doppio Perry! Avete le super. Sì. No, salvami, bro! No! Quanto mancava? Che lurido, bu! No! No! Va bene. Però, prontissimi. Ho capito, grazie lo stesso. Grazie. Pronto? Si sente male forse? Tutti. Sembri Augias quando parli così. Lei, in questo libro, spiega che le donne, quando sono andate a votare per la prima volta, questi mi hai visto. Augias per me è Dio. Sì, è fortissimo Augias. No, si fermi qua, perché qua siamo tutti dei ragazzini solo quando lo vogliamo. Dai. Con la batteria della terra. Ah, scusa. Oh, la smettiamo in due serie, cioè. Ma siamo uniti, ma oh! No, Davide, no. Era drizzato l'occhio. Ho piccato per sbaglio un dito nell'occhio. Babidi. Aspetta che c'è un punto che ti fa ris... Come stai? Bene. Dimmi. Monitor, mi devi aiutare. Oh, che è successo? Dovete donare. Mentre guardavo la live ho cacato tutto il puzzo. No! Ma non urlare, non urlare. Ma chi era la figa con cui eri? Ah, aspetta, c'erano due fighe. Una era letteralmente la mia figa, cioè nel senso la mia ragazza. L'altra era un'amica dell'amico che era con me. Quindi dipende, quale ti piaceva di più? Quella bassina o quell'altra? No, quell'altra. Allora è la mia ragazza. Bravo, monitor, apprezzo. Ti ringrazio tanto, bravo. Riporterò. Apprezzo. Grazie, alla prossima. Apprezzo. Ciao. Sì. Guarda, adesso la mangi e dici che è buona. Aspetta, dici che è buona. Sorridi in camera e fai un porco due che è buona. Fabio si è appena mangiato metà pizza napoletana divisa in due in quattro morsi. Quanti ce ne vogliono per mangiarsi mezza pizza pisana alle acciughe, sale, parmigiano reggiano e altro sale? Mi rifiuto. Un po' di sale e un po' di cloruro di sodio. È troppo. È metà, una fetta. No, una fetta. No, la tiri in quattro, ma è un morso. Secondo me. L'hai assaggiata questa? Beh, una fetta. Allora, ho mutato. Meno male. Ma non si è sentita. No, pronto, Semila. No, peccato. Ciro dov'è? Beh, richiama un po', ridillo un po'. Monitor, ma dove sei nato? A Pisa. No, in Europa si risponde. Bravo, vedi, lui è stato bravo. Scusami, Europa. E dovevo andare in vacanza te invece, Semila? Vabbè, non risponde. Dofla. Dimmi. Dofla. Dimmi.
dimmi. So perché non ho. Pronto? Dimmi. Dimmi. Mi taglio la gola, Mi taglio la gola. Va bene. È una piccola imitazione per noi, cioè. Dimmi. Non informo su. No, informa bene. Forza se va a letto. Se tu hai fatto passare quella più sarà. Sento qui giorno del giudizio. Sai che giorno è il 9 marzo? Sai che giorno è il 9 marzo? Domenica. Che giorno è il 9 marzo? Tuo compleanno. 9 marzo? Sono Italio. No, di più, di più. Compleanno di Silvio Berlusconi, c'è una partita, prima. C'è una partita. No, di più, 9 di marzo più. 1908, 23:35, su. Cos'è la fondazione dell'Inter? Bravo, tesoro. Vedi, è un segno. Io sta data lo so per colpa di Mario Sturgnoli. Ma io che la prossima estate vi aspetto ad Antignano per fare i tuffi. Va bene, grazie. Subito verremo... verremo ad Antignano a fare tuffi e... ha detto cosa fa molto lui? Si ero perso qualcosa. No, cercavo le citazioni alla canzone di Oso, ma non mi viene. Va bene, ti ringrazio tesoro. Ci vediamo a fare tuffi. Pronto? Per forza. Per forza. La rispondeva, concludeva quello che avevi detto. Certo. Basta, è venito. Va bene. Dopla. Ah, sì. Dopo ci sono tanti che sparano per forza. Puoi fare un per forza gigantesco per far capire chi è il vero re? E forza! Pensavo bene. E via, ridisco nessun'altra volta. Ma va bene, aspetta solo quello. Pronto? Ascolta, monitor di merda. Aia, scusi, lei chi è? Dimmi. No, dimmi te, ci mancherebbe altro, non volevo mancarti di rispetto, mi dica tutto, signor Masella. Ho mancato di rispetto alla verità, brutto testa di cazzo. Alla verità, cosa ho fatto? Hai detto che la torta di scesi si chiama cecina, tu devi esplodere. Amico mio, ma tu sai benissimo che è così, è l'oro di Pisa, vi dovete mettere in testa l'oro che... L'oro di Pisa è il piscio che ho fatto su quella torre di merda, quello è l'oro. Ma il piscio, quindi stai parlando della spuma post bevuta? Ecco, la spuma bionda che bevi da Gagarin con un ottimo 5-5 le melanzane. Amici, ma voi non sapete la novità? Ho fatto le unghie, che l'altra volta erano tutte marce. Posso farle vedere? Amore, sei scecata, aspetta. Ho visto per la prima volta questo testo, vabbè, lasciamo perdere. Che testo? Niente. Questo è un orsetto. E poi questo. Così. Interessante, ragazzi, eh. Pronto! Potere del tutto. Finito? Ha voluto aggiungere. Ha detto la sua, l'ha fatta. Lui è a postissimo. Puoi anche andare a casa. Educato, almeno. Quanto durava il match? Questo match è durato mezz'ora, una ventina di minuti. Comunque era main event per il titolo, quindi io uno ha scritto ma tu il giorno dopo sei rimasto a casa? Sì. Dopo no, piatto, insomma, era a Roma. Io non me lo ricordo. Io due giorni dopo ho doppiato Garfield. È vero, cioè io due giorni dopo ero a Roma a doppiare Garfield. Se ti arrivava una botta nella trachea. Pazzesco. Ma lo rifaresti? Oh, ora. E non si può fare? Non ho tempo adesso. Quella... Mix di porcini. Buoni porcini. Io i funghi, ragazzi, ce l'ho matto. Sarà per la cappella. Io sapevo che stava arrivando già 10 minuti fa. Cioè prima della prima frase. Quando c'era ancora Ciccio Valenti. Sì. Ciao monitor. Sono no, lo fa anche che sono Dada invece. Ma la già svelato Dada. Ciao ragazzi, rompo le scatole, tanto vengo a rompere i coglioni. Stiamo facendo il miglior Pokémon. Clefable, e che Lufoni lo vogliono scopare tutti. Vabbè, monitor è deciso, scusate ragazzi. E la sesta. Come la sesta.
Cos'è? Ha visto. Sono numerato. Ha visto il top 10 e ha messo la sesta, che è la più forte. Ah, ok, la no, sesta. No, non ho mai guardato guide. Mai. Premi alle due. No, perché adesso alle. Ah, no, premi due mani l'arma. Premi triangolo ed R1 insieme. Ok. Passo del liniere. Ok, ah, vabbè. Ah, beh, sì. Buono. Buono, 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 buono. Buono. Certo, cioè io però. Allora, che talismani hai? Fammi vedere i talismani. Guarda, vai nel. Allora, il quinto, il 27esimo è Z, mi pare. Guarda che lo Z è buono, però il 27esimo è una merda. Allora, bomba ragazzi, benvenuti in questa live di Dario Moccia. Sì, molto così, molto banale. Bomba ragazzi, è importante donare, scusami, per la causa. C'è una regola, la devi fare in pratese. Ah, è vero. No, non è vero, non è. Buonasera, volevo farle una domanda. Lei prima stava parlando con il signor Giacomo Teleton, vero? Certo, ci mancherebbe. Sempre. Devo dire una cosa, io purtroppo sono il signor Diabete. No. Ah, sei quelle zonfame, eh? Sono il signor Diabete e sono qui venuto a fare un annuncio. Il signor Teleton è un mentecatto e sono invincibile io. C'è soltanto. Guardi. C'è soltanto una cosa. C'è soltanto una cosa che può sconfiggermi. Sentiamo. Arrivare a 112k, ma non succederà mai perché sono troppo forte. Signori, 112k, forza, così il diabete andrà a terra. Non riuscirai a vincere anche questa volta, signor diabete. Grazie, lo stesso. Provateci se riuscite, io sono un passo avanti. Ciao diabete. Sbagliato. Posso dire una cosa incredibilmente... Sì. Sì, sono d'accordo. Non so come mai. Perché Ledge mi dà meno soddisfazione del controller DualSense normale? Non lo so, perché però... sei gay. Vabbè. con questa limpidezza. Anche noi nel reparto, diciamo, montaggio, creatività, eccetera. Scusa, stavo invadendo a... No, devi stare un pelo più indietro. Ok. Che fai riflesso. Ah, ok, certo, sbaglio. Quindi faccio respirare. Stai proprio a pieni polmoni, eh. Cioè, servivano due gocce di eucalipto nell'acqua. Sì. Però non ce le abbiamo. Mi bruciano gli occhi. È normale, chiudili. Puoi chiuderli gli occhi, Mi bruciano le ciglia. Sta per morire. Beh. Già solo per questo motivo dovremmo arrivare a 105.000 euro. Vero, me. Vero. Ogni respiro è una donazione, forza, su. Non lo sto pippando, raga. Portategli dei fazzoletti. Che troppo. Ah, perché il vapore gli stuirerà. Beh, certo. Gli servono i fazzoletti, non stavo scherzando, certo. Era vero. Ce l'ho, sono lì alla tua sinistra. Sono qui, vado, c'è un pacchetto. Oh, incredibile. Cosa ne pensi del gioco per telefono, quello che è uscito ora delle carte? A me la topa garba le cala senza le mutande. Non ho capito. Gli piacciono le carte vere, non quelle sullo schermo, beh. Ambra. È come leccare una fica con le mutande. Non c'è quel gusto vero e... Sia mai. Come dire, anche un po' così, rustico. Sì. La lingua batte dove il clitoride. Questo non c'era veramente bisogno. Lo stai sentendo? Sì, un po' sì. Quindi devo andare in Toscana? Sì, sì, e lì trovi l'amore giusto. Ok, mi ospiti tu? Certo, ci mancherebbe altro. Facciamo la pizza alla mamma insieme. Per forza. Vai. Ciao, grazie. Dai, ciao. No, veramente, veramente. Non rispondo agli sconosciuti, ragazzi. Che sono stati dati. Che invece l'altro e ce l'ha salvati. No, agli scosso. Ma non lo guardava nessuno. Nessuno lo guardava Ganda. Sai perché fece successo? Praticamente fecero dei modellini orribili, tipo giocattoli nostri orribili, e disse la Bandai: ma che cazzo fate? Questo è un anime per adulti, non potete fare dei giocattoli per bimbi. Facciamo così: noi riadattiamo le nostre ghiere, perché loro facevano carri armati, aerei, eccetera, vi facciamo così... sgambla, così la gente si ricostruisce. Non l'avessero mai fatto, maremma puttana. Cioè, la gente ammazzava le mamme per pigliare i gambla e tutto, poi la gente faceva: bellissimo. Ma che cazzo è? Perché non capivano da dove arrivava. Allora andavano a guardare la serie. Ah, è da lì che è rinato. Ed è scoppiato Gundam, un casino. Tra film. Mi sono appassionato ai Gunpla di recente, tra l'altro. Dimmi tutto. Un consiglio in amore che mi sono lasciato da poco. Aia! Come mai ti sei lasciato? Capirai. Perché non mi amava più. Allora, che consiglio vuoi? Qual è il tuo problema? Un consiglio per lasciare il passato.
per lasciare il passato, senti, quando tu lo metti al fuoco, il pomodoro, poi giri, 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 diventa passato, non ci devi più pensare, e a quel punto l'amore viene da sé. Un passo indietro, ma sempre due avanti, tranquillo, tanto ne trovi un'altra, più bella, più simpatica, più intelligente, che ti può stare accanto. Che consiglio è, Monitor? Va bene? Ma devo trovarla che sappia fare la fumarola? Bravo, vedi che hai capito, vedi? Ti ringrazio tantissimo. Ciao, grazie, ciao carissimo. Grazie a te, ciao, di esistere. Ciao, ciao. Questo è del ceppo. Sono morti quasi tutti. Al Pacino capisce più una sega. Robert De Niro è un grande. Robert, sempre. E noi ci abbiamo in vita il regista del primo e primo due. Ci abbiamo lì e va dalla Venier. Porca la Madonna, a dire no, perché ora mi incazzo. E Mara Venier dice: ti hai fatto un grande film, Metropolis. Porca puttana, Già. È un bellissimo titolo per quello che rappresenta. Ah, ok, vabbè, non voglio spoilerarmi nulla. Grazie, Nicolas. No, ma sono i due protagonisti. Ah, ok, il nome dei protagonisti. Tipo gli Benji. Fare il nome con faccio finta una Olivier e Tom. No, anzi. Vabbè, Capitan Tsubasa, dai. No, non è quello, Benji, c'è, boh. No, però nel senso sui nomi dei due protagonisti. Benjamin Price. Collezione di exogeni e Kinni Kuman. È solo Kinni Kuman? No, alcuni sono exogeni. No, io non lo contraddirei. Che tenero sei che sicuro. Sei tenerissimo. Sei tenerissimo. Sappi che per me saranno sempre tutti exogeni. La sai la storia? Paolo è un gran collezionista dei paciocchini. Cosa è successo? Come mai? Perché ora c'è 40 kg di pizza di là che me. Ah, parlato tramite. Ah. Grazie. Adoro a Teleton, però. Se puoi, grazie mille. Ma Laos, ma questa cazzo è Laos? Scusami. Pronto! Tuma Troia, Cagnava, oh. No, ma si scherza. Oh. Tuma Tegame, nel senso che tu, ma è il Tegame, capito? Mi socio. Pronto! Ciao ragazzi, sono Rino. Oh Rino, ciao. Ciao Rino, Dio buono te. Buon immacolato a tutti, prima cosa di tutto, anche se è in passata, come va? Bene, poi ti ho sentito, ma è un po' rattristato, perché ti sento triste, come mai? No, sono solo a casa, a letto, sto per andare a dormire. Ah, quindi sei triste. Ma voi in Toscana l'Immacolata la festeggiate? No, perché tra l'altro l'8 dicembre morì il mio cane, quindi è un brutto ricordo dell'8 dicembre. Ah, scusa, non lo sapevo. Ci mancherebbe. Va bene, dai, buonanotte ragazzi. Ti ringrazio, ciao. Meno male, perché se cachi ti senti meglio quando hai l'allergia a Nesakis. Grazie signore Nesakis, spero mai più. Pronto? Pronto? Sì, ciao, ascolta. Mi fai una prosciutto e funghi, una margherita. Sì, aspetta, segno. Sì. Vai, vai. Sì, dimmi. Dimmi. No. Prosciutto e funghi, calzone, tonno e funghi. La Sprite ce l'hai? Sì, una Fanta, grazie. Ciao, questa è una citazione che solo i toscani capiscono. Pronto? Oh, ma butta più giù, faccia, ti stacco la testa a babbo, Pronto? Mi ha chiamato poco fa, tra l'altro, dimmi. Esco San Nitor, the new town, in Campania, sì. Per forza si va a letto. Un bello slogan per la cittadina, effettivamente. No, molto strano. Bello, è stato bello, tanto si è auto buttato giù da sua, ha detto la sua, vedi? È a posto. Oh, mio. Comunque, ho notato che ormai c'è talmente un'infinità di stronzate. Pesco salito, i gatti si buttano, il leone si va a letto per forza da Dameteo. Cioè, è infinito, sì, è un mondo assurdo. Quindi, donate! La chiamata surreale, tutte surreali. Pronto, sono Motor Banzina. Pronto? Sì. Pronto? Oh, che è successo? Ragazzi. No. Donate. È nonno? Non ho molto tempo. No, come mai? Di quale malattia sta morendo? Non lo so, ma hanno detto che posso scegliere il nome. No, presto, le manca pochissimo, lo scelga subito. No! Aiuto! Pronto, no! No, è cascata la linea!
non lo sapremo mai, ma se donate potremo scoprire e potete dare un nome alla prossima malattia che il signor Giacomo Teleton. Ragazzi, ma state bene. Pronto? Oh. Ci vediamo al bar sport. Sì. Vabbè, il famoso bar sport, in realtà ragazzi, il bar sport in Italia e in tutte le città e soprattutto in quegli anni era un luogo di frequentazione, perché c'è un libro bellissimo, si vedevano le partite e tutto quanto, cioè, non ragionate con l'epoca dei social, perché sennò non funzionano più queste cose qui. È un luogo dell'anima. Quante la stanno scrivendo in cirillico, cos'è? Sì, in tutte le lingue del mondo. Ok, perché giustamente non si sa, perché non ha sesso, soprattutto, e non ha... È un'entità, è un'entità, quindi potrebbero essere il coreano, il giapponese, il cinese. Cosa ne pensi del gioco per telefono, quello che è uscito ora delle carte? A me la topa carbale cala senza le mutande. Non ho capito. Pronto? Pronto, Valeria? Valeriona? No, sì, no, mi sa che hai sbagliato il numero. Mi dispiace, non ti preoccupare, guarda. Ma succede. Guarda, poi ti faccio sapere, ti ringrazio, come non l'ha detto. Pronto, carissimo. Perché mi incuriosisce da pubblico capire come i comici riescono a fare quello che non so fare io. Per quello siamo curiosi, perché non potremmo mai avere quelle vite. E allora chiediamo informazioni sulle vite degli altri, per citare un altro grande film. Non italiano. Ti ho fatto questa domanda perché ti volevo parlare di una roba che stiamo facendo. La vedi che avevi in mente qualcosa? Promozione, Paolo. No, non è promozione. No, in realtà è promozione. Stiamo facendo l'ultimo pezzo della trilogia di Vita da. Ah, ok. Tratto... Ah, è una trilogia. Hai appena deciso che è una trilogia. Non voglio perdere. Ah, perché non ne vuoi più fare te? Non voglio perdere la gag. Non mai Vita da bolle. Perché con questa voce posso dire anche... La comicità è una cosa seria, molto seria. Non si può prendere sotto campo, per citare il buon Osvaldo Paniccia. Vai avanti. Ci stava. Ancora te, pronto, dimmi. Siamo del comune di Pesco San Nicola. C'è scappato recentemente un tricheco. Sì. Un paio di giorni fa. Eri da voi? Guardi, sono qua. Una chiocciola, controllo un attimo, ma erano insieme, cioè fammi capire, la chiocciola era sul gruppone di lui o viceversa? Il tricheco era sopra la chiocciola. Il tricheco era sopra la chiocciola. Ma quindi stava fermo il tricheco? No, poi c'era anche mamma Valerione sopra ancora. Sì, ho capito. Questo è meta viewing però, Pronto? Ciao a te. Ciao belli. Grazie, come che tesoro. State? Molto bene quando mi fai complimenti. Te come stai? Io tutto bene, dai. Bene. Come sta andando? Dove hai trovato il mio numero? Me l'ho mandato su WhatsApp, sto guardando live. Forza. Da prima, in verità. Però vabbè, dai. Insomma. Ti voglio tanto bene, ragazzi. Anche io ti voglio tanto bene. Ciao, Ticci, alla prossima. Grazie. Ciao. No. Ticci. Ma pensavo fosse il Ticci. Dimmi tutto. Qual è la differenza tra Abeba e Abuo Pillonzi? Ma io penso sia... Sarà la stessa, però in maniera differente. No? Allora, Abeba è a 90. Abeba è a 90. Abuo Pillonzi è tipo ancora più pegato. Perché è fluoritto. È tipo sì. Quindi sarà uguale. Secondo me è uguale. Abeba è così. Invece Abuo Pillonzi il bue del culo è qua cima. Hai ragione, guarda. Secondo me quando inarchi anche la schiena. Quindi Abuo Pillonzi è a 90, ma con la schiena inarcata. Con la faccia nel cuscino. Con la faccia nel cuscino, capito adesso, amico mio 51,90? Ho proprio capito. Pronto? Dario? Sì. No, Dario. No. Sì, no. No, vabbè, allora, monitor. Dimmi. Godo, coglione. Te la sei messa tu. Dai, 115. Ieri amore non te l'ho detto, quando ho fatto la notte ho aperto Bonanza. Ho visto, ho già preso tutte le carte che mi servivano. Eh no, avevo trovato il Blue Eyes White Dragon Quarter Century. Falso. Ma purtroppo, no. Dove te lo sei ficcato? No, perché l'avevo tagliato un po' nell'angolo. Va bene. L'ho buttato via. Va bene. Ah, me lo ricompri? No. Sono 1000 euro. È mio perché l'ho trovato io. Che è mia, capito? Lui è il Pino, lui è un carino, lui è amicetto, sì, è il mio amorino, il piccolino mini, il mio carino, sì,
e lui fa tante maratone. No, batta, batta, batta. Non ho più voce. Babide è andato via per il cringe. Sì. Esatto. Ma perché la sua fidanzata è tipo Wilson di Castaway? Grazie a Merferi 2. Vediamo se parte. Se non c'è il file, ce lo procuriamo. Sì. Molto rapidamente. Ok? Proviamo. Tutti grazie insieme. Gaucci per i 5. Ci sarà l'audio, ci sarà tutto. Gaucci, siamo insieme. Proviamo. Va bene, ragazzi. C'è. Si è scritto un altro pezzo di storia.